Ciao ragazzi, com'è andata ieri sera? Vi aspettavate di vincere? Non quali sono state le emozioni? Io sì. Non so come è andata. È andata bene. Molto bene, siamo contenti di risultato. Abbiamo fatto un percorso lunghissimo dove nemmeno noi ci aspettavamo che sarebbe andato a finire così. Perlomeno speravamo, ma poi ovviamente si è concretizzata la cosa, siamo felici. Adesso ci attende un nuovo capitolo, vediamo cosa succede qui. Prima avete detto, mi sembra Davide, hai detto quando Alvaro ci ha eliminato ce la siamo messa via e siamo andati avanti. Cosa vi siete detti quando avete dovuto rimettere in discussione questa cosa? Quindi anche ridare fiducia ad Alvaro che invece non vi aveva scelto. Beh, come con Alvaro, innanzitutto abbiamo risolto tranquillamente, abbiamo dato la mano e così. È stato facile. Per noi, non portiamo rancore, è stata una sua decisione. Andava rispettata. E per il fatto di rimetterci in gioco in realtà è stato molto semplice. E per noi era una sfida e ci siamo detti veramente ragazzi lo facciamo bene e ci impegniamo veramente al massimo se non ha senso farlo. Quindi era l'obiettivo, era arrivare almeno in finale e ce l'abbiamo fatta e abbiamo fatto anche di più. Abbiamo fatto Sussistence Sentimenti una sera, abbiamo deciso di farlo. 28 milioni di voti totali, avete letteralmente sbancato. 28 milioni. Totali, non di voti. 28 milioni, magari per l'imbanca. Possono commutare. No, comunque veramente grazie agli italiani che ci hanno sostenuto, non so neanche cosa, siamo veramente onorati di questa cosa qua. 28 milioni di grazie. Non ce lo saremmo mai aspettati. Grazie mille. Ragazzi, l'inedito rappresenta un po' quello che ascolteremo prossimamente di voi? Cioè continuerete a lavorare su questo? È una parte. Il nostro percorso, diciamo, rappresenta quello che siamo. Sì. Ci piace fare diversi generi. Abbiamo sia la parte hip hop, R&B, amiamo il reggae, amiamo il funk, amiamo la musica in generale, ci piace sperimentare, mixare generi, quindi non vogliamo essere limitati o catalogati soltanto con un genere, ci piace proprio fare. Esatto. Manderete, avete detto, un panettone ai Jarvis, quindi. Io adesso, Albi ha suggerito di mettere mi piace sulla loro pagina e dopo aver messo mi piace probabilmente li metteremo per il super cena o di Capodanno o di grazie Jarvis, grazie Jarvis, grazie. Numeri uno in assoluto, vi amiamo. Ma cosa rispondete a chi critica Alvaro per avervi all'inizio scartato? Hanno ragione. Hanno fatto benissimo. Criticatelo. Così la prossima volta ci pensa bene. Esatto. No, ma infatti comunque Alvaro ha fatto le sue scelte, sì, come da giudice. Sì, no. Perché bootcamp, tu hai sei persone diverse, con generi diversi, modi diversi. Hai un viso. Hai poco da capire. Hai un viso, scusate. Però la cosa importante, la sua mano è bruciata. L'abbiamo picchiato. Ha bruciato tanto la sua mano. Su un lady si vede proprio che siamo una famiglia unica, sì. Si può dire. Noi amiamo Alvaro. Sì. È il sesto Soul System, una parte del Soul System, perché sono tanti. Quindi sì, perché piano la Soul System Family si sta no, stiamo creando, X Factor ci ha dato anche l'opportunità di creare un team di lavoro. Sì. Per adesso abbiamo già due persone che saranno Antonio Filippelli ed Alvaro che fanno parte del nostro team. Quindi lavoreremo insieme sicuramente. Quali sono i requisiti necessari per entrare nella crew dei Soul System, quindi? Avere swag! Deve avere due swag. Sei swag, basta, ce l'hai fatto. Ma lo sai tu. Essere un po' dei white niggas anche. Qual è stata la prima cosa che avete fatto ieri, poi quando siete usciti dal forum? Ci siamo persi, non trovo. Abbiamo camminato. Tu dove eri? Ha preso la ragazza e è sparito. Poi ho camminato mezz'ora. Sì, appunto. Poi c'era un bodyguard che non voleva neanche farmi entrare. Non voleva farmi entrare. Guarda che ho vinto. Bravo, sei solito nero. Dai. Ho vinto, sì. No, la cosa bella è stata sicuramente il fatto che tantissima gente dopo la puntata ci ha fermato e ci ha ringraziato per l'emozione che abbiamo regalato.
e questo è il nostro lavoro, cioè noi non vogliamo... Fra, sono chi te l'ha chiesto? No, la gente ci ha ringraziato, quindi vuol dire che il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Quindi per noi non è semplicemente aver vinto X Factor, è anche veramente aver lasciato un sacco di emozioni positive, era il nostro obiettivo. Come dicevamo prima, la gente quando abbiamo suonato noi non ha guardato i cellulari. Anzi no, l'ha guardato per votare. Esatto, ha guardato di brutto. E quindi noi abbiamo visto questa cosa qua e quindi ci siamo detti ok, abbiamo lavorato bene, come vada, la gente non ha guardato i cellulari, quindi ok.